Ciao a tutti! Oggi prepareremo la carbonara di zucchine. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono zucchine, cipolla, pasta corta, tuorli d'uovo, parmigiano, pecorino, olio, basilico, sale, pepe e acqua. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la cipolla. E la facciamo tritare per 3 secondi a velocità 7. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo l'olio e facciamo insaporire per 3 minuti, 120 gradi, velocità 3. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo le zucchine. Le facciamo cuocere per 5 minuti, 100 gradi, velocità 1. Aggiungiamo le foglie di basilico, 50 g di acqua e il sale. E facciamo cuocere per 15 minuti, 100 gradi, velocità 1. A questo punto frullare le zucchine per 3 secondi a velocità 8. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo l'acqua, sale, e portiamo a ebollizione per 5 minuti, 100 gradi, velocità 1. Aggiungiamo la pasta, mescoliamo con la spatola, cuocere per il tempo indicato sulla confezione, nel nostro caso 7 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Nel frattempo, in una ciotola, amalgamare i tuorli d'uovo, il pepe, il pecorino e il parmigiano ed amalgamare bene. Mettiamola da parte. Aggiungiamo la crema di uova. Amalgamiamo un attimo con la spatola. E facciamo amalgamare per 2 minuti, antiorario, velocità soft, senza il misurino.
La pasta è cotta, andiamo a impiattare. Carbonara di zucchine. Grazie e alla prossima ricetta!